Amici di Casa Chievo, come promesso e detto, ecco il nostro capitano Sergio Pelissier, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Sergio, parliamo di questa partenza veramente fulminante del Chievo quest'anno. Tu ne hai viste di tutti i colori, ma questa non è una partenza usuale, diciamo. No, indubbiamente partire così è veramente bello, sei più sereno, prendi fiducia. E quindi è sempre meglio partire così che come siamo partiti l'anno passato. Indubbiamente non ci si può sedere, perché basta poco per ritornare in basso, quindi vogliamo assolutamente continuare a far bene. 7 partite magari sono poche per giudicare questa squadra, oppure è già chiaro secondo te che si può puntare quantomeno a un campionato più tranquillo? Ma più che altro perché hai fatto tanti punti, quindi indubbiamente hai più possibilità di far bene. Si sa che comunque può succedere ancora di tutto, i giocatori ci sono, stanno giocando bene, hanno qualità e giocano a calcio finalmente, quindi questo credo che sia la cosa più importante. Adesso ci sta andando anche tutto nel modo migliore, però sappiamo che abbiamo i nostri limiti, ma siamo bravi nel cercare di coprirli il più possibile e di correre più degli altri, quindi questo può essere sicuramente un punto di forza. Tra i punti di forza c'è stato anche questo così calciomercato estivo, in cui il Chievo secondo te ha cambiato poco e quindi ha mantenuto inalterata la sua struttura, o soprattutto ha cambiato bene? Ma ha fatto pochi cambi, ma chi è arrivato si è subito amalgamato, di qualità ha fatto per certi versi anche la differenza, quindi credo che stiano facendo veramente tutti molto bene, chi era qua prima e chi è arrivato sta facendo veramente bene, quindi quando è così sembra tutto più semplice e le cose arrivano, poi indubbiamente con i risultati ti arriva anche la fiducia, giochi più semplice e quindi ti diverti anche di più. Una squadra è una squadra, però parlando di reparto, diciamo che la grande novità rispetto soprattutto agli ultimi 2 anni è che la sterilità in attacco è una cosa che sembra essere latente quest'anno. Ma queste sono le classiche cose del calcio, un anno con gli stessi identici giocatori e non facevamo un gol neanche a spararci, e quest'anno ne abbiamo fatto una marea. Eppure i giocatori sono gli stessi, non erano scarsi prima e non sono diventati dei fenomeni adesso. Sono giocatori che si impegnano, lavorano tantissimo per la squadra, per tutti, e indubbiamente poi ci sono i periodi che ti va bene come quest'anno e quelli che ti vanno meno bene come gli anni l'anno scorso. Però hanno sempre lavorato tanto, hanno dato tanto a questa squadra e adesso finalmente si stanno togliendo delle belle soddisfazioni, e mi auguro che se tolgano ancora tante. Senti, prima di parlare del testardo Aostano, parliamo di Paloschi e Meggiorini. Secondo te sono due che possono arrivare alla maglia azzurra? Ma qualitativamente può essere. Adesso Conte sta valutando tanti giocatori, Alberto c'è già arrivato in prova così, Meggio non lo so perché comunque ci sono tantissimi attaccanti. Sicuramente il giocare nel Chievo non aiuta perché non sei una grande squadra e purtroppo nel calcio, soprattutto in Italia, se non giochi una grande squadra vali meno che un altro che magari ha parità di qualità, magari ha più possibilità, e questo purtroppo li può limitare. Però se continuano a far gol, se continuano a far bene, se continuano a farci vincere partite, hanno sicuramente più possibilità che altri. Senti, per non girarci intorno, il campionato è diverso, la partenza è diversa, però tu stai giocando poco, quindi magari un po' di similitudine con l'anno scorso c'è o no? Sì, può essere, anche l'anno scorso ho giocato pochissimo e poi ho avuto una piccola possibilità e ho fatto doppietta. Io mi auguro che ci possa essere anche quest'anno la mia parte di stagione dove avrò più spazio, ma quando i giocatori che sono davanti, che sono i titolari, stanno facendo così bene, credo che sia in difficoltà anche l'allenatore a toglierli. La fiducia viene
viene con i giocatori che ti stanno facendo bene. Adesso loro hanno piena fiducia perché stanno facendo bene ed è giusto che continuino a giocare loro. Ti punzecchio un po', però, simpaticamente, no? Cioè, poteva essere calcolato di Paloschi e Meggiorini, però c'è anche la concorrenza di Inglese che ti ha messo un po' più in difficoltà. Ma Inglese, Mboku, purtroppo ogni anno io mi devo rimboccare maniche e ridimostrare tutto quello che posso ancora dare. Questa è la mia vita, ho sempre ricominciato tutto a capo, tutto quello che ho creato negli anni precedenti sembra che scompaia con me appena inizia il campionato, ma questa forse è sempre stata la mia forza, rimettermi in gioco, riconquistarmi il posto, lottando contro tutti quelli che continuano magari a mettersi, a continuare a dire che magari non sono più in condizione per poter giocare in Serie A. Io non mollo assolutamente finché il presidente e il direttore mi daranno la possibilità di giocare, lo stesso mister. Poi indubbiamente quando non me la sentirò più di competere con quelli più giovani o chi magari sta giocando al mio posto, mi metterò da parte, questo è il mio carattere, ma fino allora non voglio mollare. Magari giocherò di meno, quando giocherò vorrò dimostrare di essere ancora felice di una volta. Del resto hai fatto un contratto di 3 anni, quindi voglio dire, di tempo ce n'è. No, ce n'è, però devo dire la verità, non è facile non giocare. Io finché avrò la voglia di la determinazione di voler dimostrare a tutti di voler giocare, di voler far bene, di essere partecipe, perché è bello vincere, però se non scendi in campo, se non sei partecipe, se non ti senti protagonista, è difficile esultare completamente. Sei contento perché tutto va bene, però non hai fatto niente perché tutto questo possa succedere. Quindi non è facile affrontare questi momenti, però sai che potresti diventare importante magari col passare del tempo, può arrivarti l'occasione e devi assolutamente trovarti pronto, non puoi perdere neanche un minuto per poter far gol per me o comunque per dimostrare che sei ancora in condizione. Hai anche tu un figlio che fa scuola calcio, no? E di solito una delle situazioni classiche dei ragazzini che magari partono dalla panchina è quando il mister li fa scaldare, sperano di entrare e poi non succede. Ecco, col derby ti è successo un po' così? Ma non è solo col derby, è più di una partita il mi scaldo e non entra. Purtroppo le circostanze sono state quelle. Credo che tutti avessero voluto entrare in quella partita, anch'io, anzi la senti particolarmente perché è uno spettacolo della città, è una cosa bella, un derby, e tanti anni che ho vissuto qua e ne ho fatti pochissimi. Purtroppo in questo momento vengo dopo gli altri, ma non mollerò mai, no, assolutamente, mi allenerò finché potrò e mi riconquisterò quello che ho perso. Se dovrò faticare più degli altri, cercherò di faticare più degli altri, ma questo penso che tutti debbano ragionare così. Io sono arrivato a giocare in Serie A grazie soprattutto a questo, non perché ho le qualità di Messi o Ronaldo, ecco. Quindi credo che queste cose non mi potranno mai mollare finché giocherò a calcio. Senti, ma allenatore diverso, sofferenza diverso, o allenatore diverso, sofferenza uguale dall'anno scorso? Ma io credo che per giocare, per essere, per dare il massimo, deve avere sempre comunque la fiducia dell'allenatore, perché è quello che anche nelle difficoltà magari non ti toglie, anche magari quando non stai facendo gol rimani in campo, ed è quello che io ho avuto con i predecessori quando ero titolare inamovibile. Adesso non lo sono più, indubbiamente ho meno fiducia che gli altri, ma questo fa parte del calcio ed è giusto forse anche così. Passano gli anni e ci sono sempre altri giocatori che fanno bene, quindi indubbiamente c'è meno possibilità di giocare, ma quando arrivi a una certa età, o comunque quando arrivi a un certo periodo della tua carriera, devi avere altre cose, non puoi affidarti alle persone, devi pensare a te stesso, nel senso che devi riconquistarti tutto, ma facendo tutto da solo, non puoi aspettarti che qualcuno ti dia la possibilità, tu la devi conquistare. Quindi il giorno che avrò la possibilità dovrò riconquistarmi i posti, questa è la forza di un giocatore, e mi auguro di non perderla mai, altrimenti
appenderò sicuramente gli scarpini al chiodo. Senti, sicuramente tu sai di avere tanti tifosi personali, a prescindere ovviamente dal tifo per la squadra. Allora, cosa devono fare i tuoi tifosi? Ritirare fuori quel famoso striscione "più pelo per tutti"? Beh, ma, quelle cose fanno bene alla mia autostima, fa bene a me personalmente, perché vuol dire che ci sono ancora persone che ti stimano e che hanno fiducia in te. Quando le cose andranno bene o quando avrò la possibilità, magari dopo un gol, debbono sapere tutte queste persone che se io sono ancora qua, se io ancora ci tengo a giocare, se io ancora voglio far gol e magari forse riuscirò ancora a farne, è grazie anche e soprattutto a queste persone. Questo penso che loro lo sappiano, perché l'ho sempre detto, e penso che lo capiscano da come ci tenga ancora a dimostrare di non essere finito. Senti, tu sei un uomo di famiglia, Micaela, Riccardo e Sofia stanno un po' fuori oppure entrano magari in questi tuoi momenti top and down a seconda dei tempi? Cioè, Sofia, Matteo e Filippo. Ah sì, scusami, sì, Matteo e Filippo, sì. No, devo dire che non è semplice. Adesso forse me li godo più di prima, perché ho forse meno pensieri, perché non giocando, senza responsabilità, è già diverso il modo in cui affronti la tua famiglia. Dispiace a volte non giocare, perché tu hai dato talmente tanto a questo lavoro, a questo sport, che hai trascurato le cose belle della vita, che è la tua famiglia, quello che ti rimarranno anche quando appenderai gli scarpini al chiodo, no? Dispiace che in questo momento non ho più quello che io ho sudato fino a poco tempo fa, però questo fa parte, come ho detto prima, della vita, questo fa parte del lavoro del calciatore, e credo che però mi sto godendo più la famiglia, e questo sia una cosa importante, anche se mia moglie adesso sta lavorando più di me e quindi la vedo un po' di meno, però mi sto godendo i miei figli. Sì, però tua moglie ha sempre detto che sei sempre stato un papà eccezionale, l'ha detto lei, non è che lo diciamo noi così per plagieria, quindi ci sei sempre stato dietro ai figli, dai. Ma certo, ci stai dietro quando puoi, però sei sempre col pensiero a quello che devi fare la domenica, quello che devi fare durante la settimana, la fatica dello stress, perché poi il problema del calcio non è il fisico, perché bene o male il fisico lavoriamo molto, ma molto di meno di altre discipline. Il problema è solo di testa, perché qua se perdi è una rovina per tutti, invece in altre discipline perdi e ci hai provato e va bene così, e quindi indubbiamente c'è più tensione. Lunedì, quando vai a berti un cappuccino al bar, e ci sarà sempre qualcuno che ti dirà qualcosa da domenica, sempre e comunque, ma questo è il bello dell'Italia, no? Il calcio viene prima di tutto, e quindi è lo stress che hai a disposizione che non è semplice da affrontare. Però con la famiglia molte volte arrivavo veramente nervoso, perché avevamo perso, perché avevo sbagliato un gol, adesso è già diverso, magari a volte non giochi, sei arrabbiato perché non giochi, però arrivi a casa e sei meno, riesci a rilassarti di più, perché comunque non hai la tensione della partita. Ecco, forse quella è l'unica cosa positiva, ma la voglia di giocare è troppo forte a volte, quindi a volte mi arrabbio lo stesso. Quando dici queste cose mi sembra di vedere proprio l'immagine di quel bambino che tua mamma Pietrina diceva essere sempre buono, ma sempre col pallone attaccato. No, sono nato col pallone, io amo questo sport, lo adoro, cercherò sempre di dimostrare che questo è il più bello sport in assoluto, però mi ha dato, come ho detto prima, mi ha dato tantissimo, però mi ha tolto anche tantissimo. Ripeto, adesso come adesso mi sto godendo molto di più la famiglia che una volta, e questo credo mi abbia insegnato che forse una volta ho dato forse troppo a questo lavoro, e purtroppo quegli anni lì non li ritrovi più. Comunque, quando parli dei tuoi amori, parli soltanto della famiglia o automaticamente pensi anche al Chievo? Se sono ancora qua a giocare adesso a 36 anni, con la voglia di voler giocare a tutti i costi, essere incavolato con l'allenatore,
perché magari non mi fa entrare una partita, vuol dire che io ci tengo particolarmente. Io certo. il non poter partecipare in campo a una vittoria della squadra, per me è una delusione. È una delusione perché io sono cresciuto grazie a questa squadra, sono cresciuto con questa squadra, e quindi il veder magari esultare giocatori in campo e io non poter essere lì o non poter esultare per un mio gol mi fa male, ma questo è perché c'è un carattere così, e non lo cambierei con niente al mondo, perché è quello che mi ha fatto arrivare a questi livelli. Insomma, dobbiamo solo trovare un altro Cesena, visto che Cesena in Serie A non c'è più. No, io mi auguro che ci siano più partite come Cesena, ma indubbiamente non è sempre domenica, non si può entrare il secondo tempo e avere la possibilità di fare doppietta, non si può avere la media gol minuti come l'ho avuta l'anno scorso. Sai, a volte è il periodo fortunato e tutto ti gira nel modo giusto, a volte anche tu hai i tuoi problemi o magari le tue sfortune e non riesci a far bene, però giocare 40 minuti o un quarto d'ora o 5 minuti ogni 4-5 partite non è semplice. Può essere la partita fortunata e fai tripletta, però potrebbe essere anche la partita che non tocca una palla, e quindi bisogna avere tanta fortuna, e mi auguro che possa arrivare l'occasione giusta il prima possibile. Ti lascio l'ultima battuta per un saluto finale ai tifosi che ti stanno ascoltando. Beh, un caro saluto a tutti, e mi auguro che possa essere un'annata felice per tutti e che possano divertirsi come è successo in queste prime 7 partite. Un saluto a tutti, ciao. Ciao Pelo Bomber, e più pelo per tutti. Ciao caro, ciao, grazie a tutti, ciao.